Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Penso che ormai sia palese a tutti che moltissimi Pokémon ideati da Game Freak siano ispirati ad animali viventi o comunque vissuti in passato, ma dubito fortemente che, di certi Pokémon, tutti sappiano l'effettivo loro corrispondente nel regno animale. Ad esempio, spero per voi che abbiate notato come Magikarp sia ispirato ad un pesce, ma la domanda forse più interessante è: quale pesce? Nel caso di Magikarp si tratta del Yellow Rockfish, e come questi casi ne esistono a bizzeffe. In questo video ne andremo a vedere alcuni, quindi se magari volete una seconda parte, lasciate tanti mi piace e proviamo a raggiungere 150 like per un prossimo episodio. Detto ciò, possiamo iniziare subito. Partiamo con il Pokémon in copertina, ossia Poliwag. Esso è ispirato ad un girino, ma ciò che lo contraddistingue è la spirale ipnotica che si ritrova sul ventre. Ebbene, il girino della Costa Rica presenta questa particolarità, ossia quella di possedere una sorta di pelle trasparente, se così possiamo dire, che permette di sbirciare gli organi di questo animale. La spirale che esso presenta non è nient'altro che il suo intestino, riportato poi sotto forma di pattern in Poliwag. Il bruchetto di prima generazione è presente in natura sotto forma di un millepiedi che non è che gli assomiglia, è identico ed è lo Swallowtail Caterpillar. Letteralmente il millepiedi coda ingoiatrice? Qualcosa di simile. Comunque, in ogni caso, la cosa più curiosa di questo animale rispetto a Caterpie è che quelli che nel Pokémon sono degli occhi, nel bruco non sono altro che semplici pattern, contrariamente a quanto detto per Poliwag. Chissà, magari in realtà Caterpie è solo cieco, ecco perché cioè, è così scarso, magari l'abbiamo insultato per 7 generazioni e lui povero non ci vedeva. Sempre per la prima generazione, ecco la pianta carnivora più famosa di Kanto, che, a quanto pare, è ispirata ad una vera creazione di madre natura che le assomiglia particolarmente, ossia questa pitcher plant, che non so come si dica in italiano, perdonatemi, la quale è in grado di mangiare effettivamente interi topi, rane e qualunque altro animale ingurgitabile da essa. Sfortunatamente, o fortunatamente, dipende molto dai punti di vista, non possiede i denti di Victreebel, ma ci accontentiamo lo stesso. Avete presente quel cancro che girava nello scambio prodigioso che manco la droga nel ghetto? Ecco, chissà quante volte avete pensato di chi sia stata la malsana idea di creare un Pokémon simile. E beh, a quanto pare è stato il buon signore, perché il Gurami Baciatore esiste davvero, ed è questo... coso. Ok, io lo ritengo decisamente strano, ma in effetti ciò va un pochino a discolpa di Game Freak, che perlomeno dimostra di non aver fumato strane sostanze per creare l'Uvdisk, ma che di fondo in realtà l'idea ci fosse già, purtroppo. Bene, concludiamo questa carrellata con Crocodile, che sì, è un coccodrillo, ma presenta un dettaglio particolare, ossia il nasone alla chiellini. Quest'ultimo è presente in un particolare tipo di coccodrillo, ossia il Garial, gaviale in italiano, che effettivamente verso la fine della sua mandibola riporta un naso che presenta questo allargamento particolare e che è caratteristico della sua famiglia, attualmente, per dirla tutta, a rischio estinzione. La cosa più particolare è che, sebbene Crocodile sia un tipo terra, questo coccodrillo particolare si è adattato a degli ambienti un po' più acquatici, quindi in realtà l'ispirazione non è totale, però va bene, a noi va bene così. Bene ragazzi, il video può concludersi qui, io spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto spero che l'idea vi interessi, se è così vi rinnovo l'idea di mettere tanti bei mi piace per portare una seconda parte e di raggiungere quota 150 like per vederla subito sul canale. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto vi invito anche a iscrivervi e a commentare qua sotto con i vostri pareri a riguardo di queste particolari somiglianze o con qualsiasi cosa vi passi per la testa. Inoltre vi invito a passare dai social in descrizione e premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui feed del canale e sulle mie attività al di fuori di YouTube. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video!